siamo assolutamente pronti come sempre. Ben ritrovati amici, soprattutto amiche, gente fuori dal comune, ben ritrovati. Miravalle, il crossodromo che ospita questo terzo round, gara 2 della classe MX2, giro di ricognizione in corso di svolgimento, una gara 1 molto bella, divertente ed entusiasmante come sempre. E allora pronti per vedere quello che accadrà da qui a pochi minuti. Giro di cognizione in svolgimento, come detto, tra poco avrò al mio fianco il mio commentatore tecnico per quest'oggi, Alex Zanni, che è in pista a dare gli ultimi consigli, gli ultimi suggerimenti ai suoi piloti, per cui poi correrà qui al mio fianco. Ma c'è già il Tambu, Massimo Tamburelli, pronto. Ciao, ben ritrovato. Eccomi qua Riccio, siamo pronti qui dal cancelletto di partenza, una gara che si propone bellissima già da quello che abbiamo visto stamattina, seconda manche per le due classi, a te la linea. E allora sì, pronti a seguire, abbiamo già visto una prima gara combattutissima, la vittoria di Ivo Monticelli nell'ultimo giro, incredibile ancora una volta come la Mezia, nei confronti di Michele Cervellin, poi Nicolas Lapucci, caricatissimo, cambio di team, stessa moto ma con colorazioni differenti per il pilota toscano, che alla fine ha dovuto cedere solamente a Ivo Monticelli e a Michele Cervellin. Poi andremo a vedere le classifiche naturalmente per quel che riguarda quello che è accaduto in gara 1, che è stata, come detto, molto divertente e combattuta. Peccato per Michael Mantovani, l'ho incontrato poco fa, era messo bene, stava guadagnando metri su quello che precedeva, poi una caduta dovuta a un problema tecnico e la frattura del metacarpo. Ed eccoli qua, alcuni dei protagonisti sono i leader della classifica presentati al pubblico del Miravalle, le tribune che si stanno affollando grazie anche all'ingresso gratuito che è stato fortemente voluto dal motoclub Brilliperi per portare quanto più pubblico possibile. Direi che queste sono immagini registrate in precedenza, quindi non ci danno a pieno quello che invece è il pubblico a bordo pista, e le tribune comodissime del Miravalle, un tracciato che si sta rinnovando, sta cambiando la sua conformazione per vogliono a tutti i costi tornare ad ospitare il Mondiale Motocross. Noi ce lo auguriamo, glielo auguriamo a tutto lo staff del Brilliperi per riportare il Motocross Mondiale su queste splendide colline toscane. Sono stati presentati i protagonisti, leader delle varie classifiche, perché come detto più e più volte c'è la classifica Elite, c'è la classifica Under, Over 21 e c'è la classifica 300. E poi andiamo a sentire proprio invece ieri chi è stato protagonista nella pole position Spark Exhaust. E allora ancora una volta accompagnato dai Chips, i due poliziotti che si sono confermati ancora una volta, scusate la ripetizione, più veloci. Iniziamo dal più giovane, Michele, un altro bel trofeo, arricchisce la tua bacheca, già ricchissima, ma questo è solamente il primo passo, il primo step. Domani un'altra gara importante, perché c'è da confermare la tua velocità e la leadership in campionato. Ah sì, sicuramente la pole di oggi sì, è cosa buona, però la gara domani e riconfermare la pole sarebbe il miglior modo. La pista è bella, divertente, che è cambiata, mi divalto un sacco e domani sicuramente sarà una bella gara. E allora, Alessandro Lupino, ennesima pole anche per te lo stesso discorso, cioè, oggi si è iniziato bene ma domani c'è da confermare la leadership in campionato e non è cosa facile, visto che alla concorrenza è arrivato anche un non più giovanissimo che si è affacciato per mettervi in difficoltà, vedremo poi domani, parliamo di Chicco Chiodi, se riuscirai a tenerlo a bada. Sì, se ci ritroviamo qua domani con una coppa in mano, allora vuol dire che è andata bene, l'obiettivo è quello. Chicco si è rifatto vedere e non è da sottovalutare, perché esperienza ce l'ha e con la sua guida sciolta ci farà vedere, ci farà tribolare anche a noi, diciamo, giovincelli. Perciò anche un francese è arrivato, Potisek, perciò sarà interessante. Buon lavoro! E allora, erano già a buon punto ieri con i migliori tempi ottenuti. E ora Ivo invece ha già sovvertito quanto il pronostico, visto che è andato lui a guadagnare la vittoria, e li vedete schierati con il numero 211 e proprio Nicolas Lapucci al suo fianco, Zonta, poi col 128 Monticelli, tutto completamente all'interno è schierato Michele Cervellin con il 303 inquadrato in questo momento Alberto Forato, un gruppo di giovani che anima il panorama internazionale.
male quello che si sta schierando dietro al cancello di partenza e che ci auguriamo possano crescere con il 313 Israele, con il 25 Bertuzzi, 771 per Simone Croci. Come ho detto, ci sono tre campionati per quel che riguarda questa classe MX2. Il leader è Cervellin, che è rimasto tale nonostante la sconfitta rimediata in gara 1, un vantaggio nei confronti di attenzione, perché 846 ancora per un soffio, per pochi punti rimane davanti Michele Cervellin nei confronti di Monticelli e di Furlotti Forato. Come detto, giovani che si affacciano, molti hanno già da anni la loro partecipazione, il loro nome nel mondiale motocross, altri invece iniziano e stanno facendo bene anche nel campionato europeo. Ero arrivato al campionato europeo proprio per Morgan Lesiardo, che oggi è assente, come ho detto nella gara precedente che è andata in onda, è stata trasmessa solo con la diretta Facebook, invece ora siamo anche sul canale 810 in streaming su Sport Television e FX Action, quindi molteplici le possibilità di seguire questo campionato. Dicevo, Morgan Lesiardo assente quest'oggi, purtroppo lo spettacolo perde qualcosa ma guadagnerà probabilmente tanto invece Morgan, che sta provando delle moto, adesso non posso dire di più anche se vorrei, ma assolutamente non posso, sta provando delle moto con cui affronterà la rimanente stagione in accordo assoluto con il Maggiora Park, il team che lo ha sostenuto, che gli ha permesso di arrivare alla leadership del campionato europeo dopo le tre prove già disputate. Quindi in bocca al lupo a Morgan, con la speranza di poterlo rivedere quanto prima qui nel campionato italiano con altre colorazioni, un'altra moto e tante altre motivazioni che sicuramente lo spingeranno a continuare ad essere protagonista. E allora, dicevo di Israele, che invece è un pilota di casa, Motoclub Miravalle, il suo team è quello di Max Bart, di Massimo Bartolini, che lo ha preso sotto di sé in questa stagione e lo sta facendo crescere. Intanto la bandiera verde viene esposta da Andrea Barbieri, qualche spazio vuoto c'è perché ci sono dei piloti che purtroppo per loro hanno avuto dei problemi nella gara precedente ed ora stanno per iniziare a concentrarsi. Il launch control è schiacciato sulla ruota anteriore e quindi pronti per partire. Le cartelline Maxis danno gli ultimi segnali, ora arriva l'ultimo, quello dei 5 secondi alla partenza, la terza mancia di stagione del campionato italiano motocross virtuale scatta in questo momento. Andiamo a vedere Cenerelli con il gara 1, ottima partenza ma brucia tutti all'interno. No, Cenerelli, Gianmarco Cenerelli dalla provincia di Pesaro, e ancora terra Croci e Brian Toccacelli, purtroppo a terra. Peccato per Croci, peccato per Brian, nella top 5, nella top 6 di gara 1, che invece ora dovrà rimontare. Peccato per il pilota del Caparvi Racing, Gianmarco Cenerelli, davanti a Nicolas Lappucci che va subito all'attacco, poi Simone Furlotti è lì, Simone Furlotti, Cervellin, Forato e Monticelli all'esterno, tenta di guadagnare subito posizioni, grande avvio per la Husqvarna del Rally Racing di Gianmarco Cenerelli. Proprio ieri se ne parlava di questo ragazzino, che questa mattina ha grandi doti, gli manca un po' di preparazione, speriamo che con queste due shot di cui è stato protagonista in questo weekend trovi a ulteriori motivazioni e per essere ancora più spesso all'avanti e soprattutto allenarsi con la testa bassa, cosa che è fondamentale nel motocross, perché è uno sport faticoso, è uno sport in cui ci serve tanto sacrificio per rimanere là davanti. Allora andiamo a vedere la maglia del Ragni Racing di Gianmarco davanti a quella del Revolution di Lappucci, e poi come detto alle loro spalle mi sembra di continuare a vedere Simone Furlotti, poi Ivo Monticelli che forse non è messo benissimo, ma tra poco avremo il monitor che ci aiuterà a dare la classifica di questo primo giro. Ora in campo largo, no, eccolo lì Monticelli che sta lottando con Cervellin per il terzo posto e passa oggi un determinatissimo cattivo Ivo Monticelli, che si sta riscattando nelle ultime prove del mondiale, non andate come sicuramente lui avrebbe voluto e come avrebbe voluto il suo team, ma intanto attenzione ai problemi per Simone. Allora Simone dov'è?
Burlotti che ha avuto un problema, era scattato bene ed è ora atterrato. Allora Cenerelli, Lapucci, Monticelli, Cervellin, quarti il pilota bergamasco, scusate, in quinta posizione davanti a Moroni che per il momento conferma la leadership nel over 21. Monticelli passa Lapucci e attenzione, Cenerelli è già quarto, ma ci sta il giovanissimo, poco più che sedicenne, pilota marchigiano, non poteva reggere il confronto con i professionisti del motocross, ma onore al merito. Quarta posizione per lui, davanti a Furbetta che mi sembra sia risalito, quindi ora attenzione perché la classifica sicuramente cambierà, ma soprattutto sarà da seguire, dovremo seguire con attenzione là davanti perché si stanno già avvicinando, cerca di fuggire Ivo Monticelli ma non sarà facile. Per il momento Lapucci non è pressato da vicinissimo, quindi è entrata una bandiera gialla per un pilota del gruppo di testa, è immediatamente alle spalle del gruppo di testa. Ora cercherò di capire di chi si tratta, ma un altro pilota che probabilmente mancherà l'appello nel gruppo di testa, segnalata la sua scivolata con le bandiere gialle, mentre il primo attacco di Michele Cervellin nei confronti di Lapucci. Era Israele, no, peccato per Tommaso Israele, è una top 10 nella prima manche dopo una brutta partenza, ed ora invece una scivolata che sicuramente gli toglierà tante possibilità. E quindi stavo seguendo con un occhio il monitor, con l'altro il monitor dei tempi, quindi chiedo scusa se gli tanto non sarò precisissimo, ma non è facile perché bisogna controllare anche i piloti che sono in difficoltà dopo i problemi, come Simone Burlotti che ora è undicesimo, sono riuscito ad individuarlo. Intanto risolta la pratica Lapucci da parte di Michele Cervellin, ed ora testa bassa per il pilota HRC per cercare di accorciare lo spazio che lo separa da Ivo Monticelli, che lì davanti ha perso qualcosina per lottare con Lapucci, ora terzo, ed ora cercherà naturalmente di recuperare. Grande Gianmarco quarto, la quinta posizione dovrebbe essere rimasta nelle mani di Yuri Quarti, poi Furbetta, Moroni, Grigoletto, buon ritorno per il Veneto lì davanti in ottava posizione, Filippo Grigoletto dopo gli infortuni che lo hanno tolto dalle posizioni che merita, e ora naturalmente lo vediamo lì davanti in ottima posizione il Veneto, ma stavo seguendo anche e cercando Forato, ma questo inquadrato in questo momento con il 37 è Yuri Quarti, attaccato da Joachim Furbetta, due piloti che sono lì in lotta con le KTM del Silver Action per Quarti, ora attaccato da Joachim che va a guadagnare la posizione, il romano Joachim Furbetta ora riesce a guadagnare la quarta posizione e i due sono vicinissimi al portacolori del motoclub Montalbano Ionico, il team, il motoclub del sud che un paio d'anni fa ha organizzato una bellissima prova di campione italiana, che ora appoggia il pilota toscano, no, e c'è prima da passare Gianmarco Cenerelli che è alle spalle di Lapucci, quindi andiamoli a seguire mentre si è allungato il gruppo, ma c'è chi sta cercando di accorciarlo ed è Simone Furlotti che sta cercando di recuperare. Intanto là davanti Monticelli, 4 secondi, quasi 5 di vantaggio su Cervellin che ne ha 2 nei confronti di Lapucci, poi Cenerelli, Furbetta, Quarti, Moroni, grande gara del pilota coetaneo inquadrato in questo momento con la KTM di Italian Factory numero 841, leader della classifica over 21, mantiene la settima posizione davanti a Grigoletto, Lentini e Furlotti che è già decimo, e purtroppo Filippo Zotta, 2 pronte partenze, ora è decimo davanti a Paganini, Prosali, e mentre allora cercavo Forato che è sedicesimo e cercavo anche Bertuzzi che era stato buon protagonista in gara 1, ma anche lui ha tardato, 23esimo davanti a Toccacieli che purtroppo è caduto nelle fasi di partenza insieme al 711 Croci che infatti è 10, è 2 posizioni dietro. Quindi parecchi piloti che hanno avuto problemi e ora l'inquadrato
Sì, Furlotti, Furlotti, è lui, Simone Furlotti, vincitore di una grandissima gara ad Arco di Trento, Gran Premio del Trentino. Ora purtroppo troppi errori per il pilota dell'SM Action, gli tireranno le orecchie Migliori e Giovannelli, i suoi due team manager, perché anche nell'Europeo ha compromesso un inizio di stagione che gli auguriamo e ci auguriamo per i colori italiani che riesca a ritornare là davanti, dove tra l'altro c'è un altro nostro rappresentante. Ma intanto è riuscito ad avere la meglio nei confronti del numero 841 e quindi va a guadagnare un'altra posizione ed è la ottava piazza per Simone Furlotti là davanti. Intanto gira 6 decimi più veloce Ivo Monticelli, che porta 5 secondi 4 il suo vantaggio, poi la Fuccia 9 e Furbetta, attenzione, che si è liberato anche di Gianmarco Generelli. Purtroppo Joachim Furbetta, purtroppo, scusate, lo dico, è grandissimo ragazzo, veloce, ma qualche non ha mai forse sempre la concentrazione adeguata per essere sempre nelle posizioni che gli competono, e queste sono le posizioni che competono al romano, e speriamo che riesca a trovare continuità nella sua contesta di gara, perché lo vogliamo sempre più spesso là davanti anche nell'Europeo, non solo naturalmente nell'italiano. E allora andiamo a vedere intanto un Generelli che sta subendo attacchi ad ogni curva e sta perdendo posizioni, proprio quello di cui vi parlavo in precedenza, forse una mancanza di preparazione per Gianmarco, che dimostra di essere veloce perché ha fatto un giro davanti a Monticelli, a Cervellini e tanti altri, poi invece già ha iniziato dopo soli 10 minuti a calare il suo ritmo. Quindi dai Gianmarco, lavora, magari mi rivedrai, mi risentirai in replica o qualche tuo amico te lo riferirà, lavora perché le potenzialità ci sono, c'è da lavorare. Orecchie basse, testa altrettanto bassa, e dall'ascolto a chi ti consiglia e chi ti allena per farti crescere, visto che, come detto, le potenzialità ci sono e come. E allora lo vediamo inquadrato lì con la maglia rosso, bianco e blu, che non è quella francese ma è quella del team Ragni, che è stato superato anche da Yuri Quarti, quindi ora retrocede in sesta posizione, davanti sempre Monticelli, e attenzione, questa volta è stato leggermente più veloce, 6 decimi che recupera subito Cervellin, mentre la Pucci abbastanza tranquillo, anche se nel motocross non si può mantenere tranquillità con l'attacco di Furlotti, senza problemi va a guadagnare la sesta posizione ai danni di Gianmarco Cederelli. È ancora una gara tutta in salita, tutta da recuperare per Simone Furlotti, che si è complicata ancora una volta l'esistenza con un errore, non l'abbiamo visto inquadrato, quindi non so di cosa si tratti, ma non è la prima volta che combina qualche, tra virgolette, guaio il pilota di Salto Maggiore, che ora sta cercando di recuperare, si sta portando all'attacco del numero 37, il bergamasco, giovane 18enne se non vado errato, Yuri Quarti, che sta attualmente occupando la quinta posizione. Oh mamma mia, lunghissimo il volo nel triplo, che spavento, Furlotti ha saltato oltre l'impossibile, vai Tambo dai box. Allora sono qui con Daniele Pozzi, il meccanico di Furlotti. Una gara un po' difficile, ma stiamo recuperando. La gara difficile, proviamo a recuperare. Il tempo c'è, secondo me ce la facciamo. Non voleva parlare perché aveva le dita incrociate, lo lasciamo andare, scappa subito la tabella, vai. Sì, perché momenti di concentrazione, e come ci ha detto probabilmente Alessandro, doveva essere qui con noi, lo scusiamo perché è il preparatore di Cervellin e di Bertuzzi, Alex, mi ha detto che lui quando ci sono le gare le vive come se fosse lui in sella, e probabilmente è stata tanta la voglia di stare lì a bordo pista che mi ha dato pezza. Tirati le orecchie per Alex Zani, ma naturalmente con estremo piacere, quando vorrà siamo qui ad attenderlo. Mentre, allora, ricapitoliamo, Monticelli ancora al comando, 4 secondi e 8 di vantaggio su Cervellin, che dietro di lui ha la Pucci a 8 secondi, poi Furbetta, Furlotti che si sta avvicinando
avvicinando appunto proprio a Joachim Furbetta. Vedete lo staff del suo team, quello in arancione di Silver Action e quello in blu Yama, che spinge proprio i piloti. Attenzione, intanto scatto d'orgoglio, sta provando tutte le risorse che ha a disposizione Cenerelli, con Yuri Quarti che in questo momento sembra un po' in difficoltà, e poi Grigoletto, Zonta, Paganini, Lentini, buon ritorno nel gruppo che conta per Alessandro Lentini, Forato, autore di una grande rimonta, il veneto dell'Asso Motor Red Moto Honda, che pesa tanto più degli altri insieme alla 250, ed il peso proprio in termini di chilogrammi si fa sentire, ma lui sopperisce con il gran cuore, con le discese affrontate a gas spalancato a questo handicap. Intanto Moroni in difficoltà, retrocede, probabilmente anche qualche errore per Luca Moroni, che è retrocesso tredicesimo davanti a Pasqualini, Frosari, Toccacelli, grande recupero per Brian Toccacelli, lo abbiamo visto inquadrato partire praticamente dal fondo del gruppo, ed ora ce lo ritroviamo sul monitor in sedicesima posizione. Peccato per Brian, perché dimostra ancora una volta, come detto nella manche precedente, che una piccola squadra ma animata da tanta passione, da tanta volontà, può ottenere grandi risultati. Lo ha ottenuto il grande risultato a Cingoli, un po' meno alla mezza, è tornato ai vertici in gara 1 qui a Montevarchi, ed ora sta cercando di mettersi ancora una volta in mostra al vertice con il recupero incredibile di cui si sta rendendo protagonista. Intanto Pagar tra Yuri Quarti e Gianmarco Cenerelli per guadagnare la posizione attualmente nelle mani del bergamasco con il numero 37, e insieme alla KTM poi lo squadra di Cenerelli lotta alla curva davanti proprio alla postazione dei meccanici, dove le tabelle con i numeri di segnalazione vengono mostrati fino agli stessi. Gianmarco, scatto d'orgoglio, sta cercando di recuperare, questa sarebbe la miglior prestazione. Anche in questo caso tranquilli, ho le dita incrociate, non gliela voglio tirare assolutamente, sta cercando di recuperare, e alle sue spalle Furlotti, Furlotti, Grigoletto, anche lui, bella gara per Filippo, finalmente torna lui che è stato vincitore del campionato europeo. Onda, intanto primo attacco, un tentativo di block pass da parte di Gianmarco Cenerelli nei confronti di Yuri Quarti, che lo ha respinto, dicevo, di Filippo Grigoletto, che è stato anni fa campione europeo con la Honda 150, si era guadagnato un posto nel campionato europeo, ma poi una serie incredibile di problemi, ernie alla schiena, ernie al disco e quant'altro, strappi, non gli hanno permesso di mettersi in evidenza. Allora lentamente, con tanta tranquillità, perché è un team familiare, viene con i suoi genitori, con il suo camper a correre senza nessuna pressione, sta tornando ad essere il pilota veloce che era nel mini cross quando appunto vinse con la Honda il 150 il titolo di campione europeo di questa cilindrata. Gianmarco Cenerelli all'interno, al vertice del salitone, guadagna la posizione, ed ecco subito la mossa che non voglio mai vedere fare dai piloti: appena superato si volta dietro i riguardi, segno che sta alzando le mani, ma non lo deve fare perché alle sue spalle sta arrivando proprio Filippo Grigoletto, che invece vuol guadagnare sicuramente un'altra posizione, con ormai Cervellin che ha stabilizzato il suo ritardo. Quando mancano 9 minuti rimane a 5 secondi e 7 da Monticelli, e poi la Pucci, che non è un pericolo per Cervellin come non è un pericolo per la Pucci Joachim Furbetta, che invece adesso spalle un pericolo ce l'ha, e come è rappresentato dalla Yamaha numero 951 di Simone Furlotti, che sta arrivando. Quindi attenzione, perché potrebbe animarsi a breve la lotta per la quarta posizione, attualmente nelle mani di Joachim Furbetta. Eccolo qua, grazie a Luca Noce, come sembra attentissimo anche a quello che dico, che va subito a beccare Furbetta con la moto arancione e con la moto blu la Yamaha, quella di Simone Furlotti, per la lotta in questi ultimi 8 minuti di più due giri, una lotta che sembra di facile risoluzione per il numero 951, che ha già
guadagnato tantissimi metri, è pronto per andare all'attacco nella sezione ritmica molto più veloce, al doppio della velocità, grande. Simone Furlotti, che guardate, questo è l'atteggiamento che io voglio vedere dei piloti, alzano la testa, non dietro, non si voltano a guardare chi c'è dietro, ma alzano la testa per vedere quanto sono lontani quelli davanti, così che voglio vedere i piloti in serra alle moto quando stanno rimontando. E direi che è determinatissimo in questo momento Simone Furlotti, ha alzato lo sguardo, ha visto che davanti a lui c'è un Lapucci che non è lontanissimo, 31 secondi di ritardo dal vertice per Furlotti, 25 per Lapucci. La matematica non è la mia materia preferita, ma fare il conto è abbastanza semplice, ci sono 6 secondi e 6 di ritardo tra Lapucci e tra Furlotti e Lapucci, quindi la possibilità di recuperare, anche perché negli ultimi giri ha tirato 2 secondi più veloce Simone Furlotti, parlo 2 secondi più veloce di Nicolas Lapucci, quindi attenzione perché non si dà per vinto, non è assolutamente contento di quanto è riuscito a fare fino a questo momento il numero 951. E allora pronti per seguire questo recupero, ci sono ancora 6 minuti e 40 più 2 giri ed eccolo Lapucci che inizierà presto, pensiamo a sentire il fiato sul collo del Lincoln in questo momento, numero 951 Yamaha SM Action per Simone Furlotti, che sta spingendo per recuperare questo breve spazio che manca per andare all'attacco di Lapucci, a cui comunque va il grande merito di essere stato un grande protagonista in gara 1 e lo è assolutamente in questa, anche in questa gara 2. Però ora attenzione perché la vita si fa più complicata per il pilota toscano, con la KTM del Team Revolution di Fabio Mencacci, di Paolo Mencacci, che gliel'ha affidata dopo il cambio dal team precedente. Evidentemente ha creduto nelle potenzialità di questo ragazzo che sta spingendo, come ci ha detto Alex Danni, è un ragazzo molto motivato, determinatissimo, che se solo mandasse qualche volta in meno in fuori giri la sua KTM pareva anche più strada, ma questo è il suo modo di guida e quindi evidentemente non è così negativo come lo dipingiamo noi. Lo stile di guida di Lapucci, che sta tenendo la terza posizione con i denti attaccati sul traversino del manubrio, che non c'è più in molti casi, ma lui metaforicamente sta mordendo la gomma che appunto ripara dagli urti sul manubrio per mantenere il vantaggio, che però già questo passaggio si è ridotto di altri un secondo e 8 guadagnato da Simone Furlotti nei confronti di Nicolas Lapucci, mentre tocca a Celi. Fate un applauso a quest'uomo, a questo ragazzo, perché è arrivato in nona posizione, grandissimo Brian Toccacelli, che ha avuto la meglio anche su Filippo Grigoletto e quindi dovrebbe aver guadagnato la nona o decima posizione. Ora è una piccola discrepanza tra i sottotitoli e il mio monitor, ma allora attendo che venga confermata la posizione di Toccacelli, che si è reso protagonista di una rimonta da premio, perché lo abbiamo visto inquadrato, è partito se non ultimo penultimo, quindi erano 38 piloti in pista, in 36esima posizione, e sta recuperando come non mai. Bravo lui, bravo Ivan e Alvaro Capparmi per come lo seguono e come lo mettono in condizione di essere protagonisti. Intanto Lapucci, inquadrato in questo momento, va a iniziare un altro giro e attenzione perché è sempre più vicino Furlotti, che guadagna altro, allora un secondo e due ancora guadagnato in questo giro con Furbetta che paga pegno, lo paga il pegno pesantissimo, anche Quarti che gira con tempi altissimi, sta recuperando anche Filippo Zonta, e mentre Toccacelli, attenzione perché gira 3 o 4 secondi più veloce dei piloti che lo precedono, nella fattispecie Grigoletto, Zonta e Quarti sono ormai braccati dall'incredibile San Marinese con la Yamaha numero 60 che sta recuperando come non mai. Ma torniamo a seguire invece quello che tra poco si svilupperà probabilmente, si fa da parte, bravissimo Alessandro Brugnoni, un pilota doppiato che ha lasciato strada correttamente ai due piloti in lotta per la terza posizione, Nicola Lapucci
e con il numero 951, eccolo in volo, con la Yama che si butta all'inseguimento di Nicolas Lapucci. 3 minuti più 2 giri per determinare il podio di questa gara 2 della classe MX2. Nicolas sta spingendo come ormai e sta spingendo forte, nell'ultimo passaggio però ha perso 8 decimi, quindi ha limitato lo svantaggio che sta perdendo. E quindi attenzione, però no, c'è un Furlotti che sta spingendo come non mai, guardate, ha praticamente dimezzato il ritardo. Ora va ad affrontare le wave, la zona ritmica, con grande determinazione, alzata ancora una volta lo sguardo per vedere dov'è la maglia con il numero 211 di Nicolas Lapucci, che spazzola al vertice del salitone il terreno di gara della Miravalle per andare ad affrontare un altro giro e cercare di mantenere il vantaggio. Ma anche a questo giro ha perso altri 8 decimi persi da il pur bravo Nicolas Lapucci nei confronti di uno scatenato e arrabbiato Simone Furlotti. In gara 1 ancora problemi, in gara 2 era messo bene, poi una scivolata ed ora la rimonta a testa bassa in cui si è impegnato. Ma intanto avete visto che canali si sono formati in alcuni punti del tracciato, con il terreno fresato in profondità, irrigato tantissimo, che si è scavato e ha reso questo tracciato ancora una volta splendido, selettivo e difficile da affrontare per chi non ha le capacità di essere lì davanti, e lo dimostra infatti perdendo posizioni. Invece chi è capace, chi è veloce, sta guadagnando, come sta guadagnando il numero 60 Brian Docacelli, confermata la nuova posizione, e davanti a lui a vicinissimo sta recuperando su un Filippo Zonta pur bravo, ma che pensiamo sarà presto messo sotto pressione dal pilota sammarinese, come si sta accingendo a fare anche il numero 951. Ma il tempo sta per scadere, quello che inizierà sarà il terzultimo giro per i piloti in pista, e 3 giri da dare, in cui dare il 110% sia da parte di Lapucci che deve difendere, ma sia soprattutto da parte di Simone Furlotti, che vede sempre più vicino il numero 211 stampato nella maglia sulla schiena di Lapucci. Eccolo lì al vertice del salitone, spazzola sulla curva, ma è molto più veloce Furlotti, sta recuperando davanti, non è cambiato nulla, recupera qualcosa, come vediamo in sovraimpressione è Cervellin nei confronti di Monticelli, ma ancora 4 secondi e a meno di un errore, di qualcosa che possa capitare, non penso ci siano grossi problemi per Monticelli, che potrebbe andare a guadagnare la tabella rossa di leader, anche se poi la gara del super campione, oltre al Montepremi, mette in palio anche una piccola manciata di punti che serve e come. E allora intanto, mentre c'erano gli accompagnatori, il meccanico proprio Daniele di Furlotti che gli urlava tutta la sua con tutta la sua grinta di inseguire Lapucci, andiamo a vedere proprio dove tenterà di avvicinarsi ancora. Eccolo a terra ora Lapucci, e all'esterno Furlotti che sta spingendo come non mai. Quando Ivo Monticelli sarà sul traguardo ci saranno gli ultimi 2 giri, guardate, in una sola curva ha dimezzato, anzi ha annullato il ritardo Furlotti all'attacco, vuole il podio di questa gara 2 e Lapucci dovrà dare il 150 ma anche il 1000% per tenere dietro lo scatenato pilota di Salso Maggiore. Ora gli va a chiudere la porta, la traiettoria, e però rischio con un doppiato, mamma mia che rischio per Simone Furlotti, che però non perde nulla, anzi sembra trovare più velocità sulla zona ritmica. Le wave si voltano, sia la Pucci che il doppiato, che lascia strada ed iniziano gli ultimi due giri. Che gara questa della MX2, come in gara 1 hanno lottato per il primo posto, qui stanno lottando negli ultimi 2 giri per la terza posizione, e ormai vedremo dove Simone Furlotti avrà deciso di attaccare. Lapucci si deve difendere, vuole anche lui essere protagonista sul podio, che poi vedremo naturalmente al termine della gara.
guadagna qualche metro, la Pucci sta tirando fuori tutte le energie che ha, tutta la grinta e la rabbia che ha da mettere sull'acceleratore della sua KTM. È Revolution e andiamo a vedere, piccola sbavatura, va a chiudere la porta Furlotti, incrocio di linee per vederli poi comparire alla curva dopo il triplo lancio, ancora vicinissimi, vanno ad affrontare il nuovo tratto e però per il momento ce lo siamo persi, speriamo, eccoli qua, sul triplo lancio, lunghissimo la Pucci e qualche metro guadagnato di cattiveria, di grinta, di determinazione da parte del pilota toscano del club della Basilicata di Montalbano Ionico, che ora va a doppiare altri piloti, un giro e mezzo alla conclusione, un giro e mezzo alla conclusione con Furlotti che non molla, intanto là davanti non cambia nulla, tra poco inizieranno l'ultimo passaggio, Ivo Monticelli e Michele Cervellin. E attenzione a Furlotti, si scompone ancora una volta, traiettoria esterna e poi più velocità sulle wave, più velocità, ma non è altrettanto veloce anche il numero 211 ed eccolo, no, questo è doppiato e questo invece è la Pucci con Furlotti, l'ultimo giro c'era una maglia che sembrava quella di Monticelli, ma è il suo compagno di squadra, è Moroni che purtroppo è attardato, 19esimo, problemi per Moroni, 2.04 nell'ultimo giro, evidentemente una caduta per Luca che lo fa precipitare in 19esima posizione, ma andiamo a seguire questo ultimo giro, gli ultimi disperati tentativi di attacco di Furlotti e altrettanto disperati ma lucidi tentativi di difesa da parte di la Pucci, mamma mia che canali, esce male Simone Furlotti e non riesce a concretizzare la velocità in uscita dalla curva, quindi ancora la Pucci là davanti, grande Nicola se si sta difendendo come meglio può e il suo meglio è sicuramente un meglio di altissimo livello, ora la zona nascosta alla nostra visuale per qualche istante, poi li ritroveremo nuovamente sul triplo lancio per vedere cosa e se è cambiato, ma non è cambiato nulla, c'è un doppiato lì in mezzo, si fa da parte e lascia transitare prima la Pucci, poi Furlotti mentre ormai sarà imminente l'arrivo ed eccolo, doppietta per Ivo Monticelli, bravo Ivo, bravo comunque Michele Cervellin ed ora le ultime battute, il tentativo per Furlotti che si sta provando, un la Pucci che non molla, prova traiettorie inesplorate, il numero 951, ma ormai non c'è più spazio, ci prova, gli chiudo la porta in faccia, le wave saranno risolutive, ma esce bene la Pucci, esce altrettanto bene Furlotti, ma la spunta Nicolas, la Pucci che va a conquistare uno splendido terzo posto, bravissimo Nicolas, bravissimo un po' meno Furlotti, ma è stata ancora una volta una grande gara. Mamma mia, campionato italiano motocross, il livello è altissimo, bravi. La Pucci viene congratulato dal vincitore, da Giorgio Mariccioni che oggi accompagna Ivo Monticelli, ora la verifica fonometrica che ci auguriamo non cambi i risultati di quello che ci ha mostrato la pista e la pista ci ha mostrato che i ragazzi italiani, non il gruppo musicale, ma i ragazzi italiani del motocross vanno forte perché il ritmo era di altissimo livello e ora si viene, si complimentano con i propri piloti, gli accompagnatori, verifica fonometrica da parte del commissario fonometrista e ci auguriamo appunto che tutto sia in regola e la Pucci che va a raggiungere già Ivo Monticelli e Michele Cervellin sul podio di questa gara 2 del campionato italiano motocross, seconda manche del terzo round, Miravalle, Montevarchi, Motoclub Brilliperi, FX Action, Federazione Motociclistica Italiana, protagonisti, registi di un grande spettacolo ed ora pronti per andare al podio dove ci sarà la premiazione per i tre protagonisti di questa manche e poi avremo, penso, gli highlight, non penso, sicuramente, e poi avremo gara 2 anche per la MX1 e andremo a conoscere
per qualche minuto i leader, come ho già detto, delle altre classifiche della MX1, MX2 e della 300, per un piccolo live dal podio per conoscere meglio anche non solo i protagonisti della Elite, ma anche quelli che sono anche loro in gara, assolutamente tra i protagonisti, seppur in altre categorie, in altri campionati. Quindi attendiamo che sia pronto Massimo Tamborelli sotto il podio, pronto per essere lui protagonista, andando ad ascoltare i pareri dei piloti appena conclusa questa manche, che ancora una volta ci ha dato modo di vedere la velocità del nostro gruppo di piloti. Oggi un Ivo Monticelli che definire determinato è forse poco, perché è stato convinto fin dalle primissime battute. Un Cervellin che, come ci aveva detto il suo preparatore Alex Zanni, deve migliorare la fase delle partenze per poter essere sempre lì ai vertici senza dover soffrire. Anche oggi Michele è un po' scuretto in volto, lo era stato giù alla Mezzia, anche perché adesso i conti non sono facili, quindi come già detto e come ripetuto non sono un genio in matematica, forse anche in tante altre cose, ma in matematica sono proprio zero, quindi non ho neanche le classifiche sotto mano, però penso che dovrebbe aver perso purtroppo per lui la leadership. Questo ci dispiace naturalmente per Michele. Allora vai Tambu, vai sì, Tambu. Siamo qui, volevo darteli in ordine, primo, secondo, terzo. Intanto cominciamo dal secondo, che è Cervellin, comunque sorridente. Insomma, non so se a questo punto il campionato è a pari punti o è in gioco o hai perso la leadership. Ah, più o meno saremo lì, penso. Comunque è una bella gara, dai. All'inizio era bagnata la pista, non volevo rischiare e alla fine ho preso un po' il ritmo, ma troppo tardi, vabbè. E il campionato è lungo, e due secondi posti vanno bene, adesso ci concentriamo a fare la super campione, che è un altro buon allenamento, ringrazio il team, le Fiamme Oro e tutti quelli che mi aiutano durante la stagione. Da un certo punto in poi si sei stabilizzato, hai preso un ritmo e l'hai tenuto fino alla fine. A quel punto hai detto me la gioco così col secondo posto. No, io ho provato a avvicinarmi, ma era troppo tardi e non ci sono riuscito. Sono arrivato vicino, però non sono riuscito e ci rifaremo le prossime gare del campionato. Benissimo, congediamo il pilota delle Fiamme Oro e abbiamo subito qui Nicolas Lapucci. Che gara, che battaglia, ti accorgevi che Furlotti ti stava avvicinando come uno squalo? Sì, ho fatto un'altra grande partenza, però purtroppo al primo giro ho rotto subito roll off, ho perso un po' il ritmo dei primi, però visto che Furlotti stava venendo sotto, sì che ho cercato di tenere più duro possibile, alla fine ho fatto terzo, è andata bene. L'ultimo giro c'è stata qualche incertezza, ma forse per Furlotti più che per te? Sì, qualche incertezza, sai, doppiati un po' la pista con i canali, poi è anche un mese e mezzo che non vado in moto, ho fatto solo 3 o 4 allenamenti prima di questa gara, quindi sono contento così, ringrazio tutto il team, mia famiglia, tutti gli sponsor, speriamo di continuare così e sempre meglio tutte le gare. Benissimo, un bravo, e abbiamo il dominatore di oggi che aveva una o due, quante marce in più aveva oggi Monticelli? Ma no, non tante, c'avevo Cervellin sempre dietro, anche la prima manche, ho controllato la prima manche, ho risentito un po' di avambracci, però dai, ho finito primo. La seconda invece stavo molto bene, sono partito non benissimo, però ho recuperato subito, e terzo, quarto giro ero già primo e niente, ho fatto il mio ritmo, sono andato via. Purtroppo dopo ci siamo riavvicinati alla fine per qualche doppiato che ho anche qua mi hanno dato un po' fastidio, dai, ma niente, sono contento, ho vinto tutte e due le manche, quindi ringrazio tutti quelli che mi seguono, il team e Ricciotti che mi segue da casa, mi fa il tifo, e dai, tutti, la famiglia, gli sponsor e il team soprattutto. Benissimo, a te Riccio, siamo pronti, sì, per il podio. Ringrazio, ricambia a Ivo che quando c'è il mondiale lo seguo da casa come seguo tutti. Ora gli highlight un attimo prima del podio, come è giusto che sia, per vedere quello che è accaduto in questi 25 minuti di gara più due giri entusiasmanti. Ancora una volta proprio qui la caduta di Brian Toccacedi, ho detto fate un applauso a questo ragazzo, non uomo, perché ha fatto una grande gara oggi andando a recuperare dopo questa caduta, con Croci che ha recuperato un po' meno, ma
Direi che oggi Ivo ne aveva e come, segno che c'è e deve ancora aggiustare qualcosa, perché qualcosina manca nel campionato mondiale, ma direi che oggi una buona prova assolutamente, mentre qui purtroppo inquadrata proprio la prova sfortunata, la scivolata per che ha compromesso la gara di Israele. Qui la battaglia tra i giovani Cenerelli e Yuri Quarti. Ragazzi, venite fuori perché abbiamo bisogno di un ricambio generazionale più numeroso. Ne abbiamo alcuni, vorremmo averne tanti di piloti ai vertici dei campionati europei, del campionato mondiale. Furlotti, eccolo qua, l'ho sottolineato, è questo che io voglio vedere. Quando si è in sella, non girarsi per vedere dov'è l'avversario, ma alzare la testa per vedere dov'è quello da attaccare. Ed ecco qui, bacia la tribuna, manda il suo bacio alla tribuna Ivo Monticelli, ed eccolo Alessandro Mugnaini, presidente del motoclub Brilliperi, lo dico, mio ex, perché ormai ha abbandonato la carriera di speaker, abbiamo condiviso tantissime gare insieme ed ora lui invece si dedica anima e corpo al suo motoclub, e direi che insieme al suo staff, insieme ai suoi amici, sta facendo un grande lavoro. La Pucci, un cervellin che oggi non era molto sorridente, contrariamente a quello che ha cercato di fargli dire il nostro Ivo Trambu, e invece un Ivo Monticelli sicuramente estremamente soddisfatto. Ma intanto, scusate, prendo un po' di fiato perché è stata una gara bella, entusiasmante, veramente, per l'ennesima volta. E allora arriva, entra nella porta che mi separa dall'esterno, prende posizione. Allora, questa volta, allora, il tuo collega, ex collega, visto che lui è ex pilota, collega attuale, visto che lui è un tecnico, Alex Dani, mi ha dato pezza in questa gara 2. È arrivato Michele Fanton, che ritrovo dopo la messa a terra, un po' di fiatone perché stavi in pista a seguire i tuoi ragazzi, vero Michele? Sì. Ben ritrovati innanzitutto. Grazie mille Riccio. Grazie anche a voi, ho visto una bellissima MX2, veramente entusiasmante, e credo che anche la MX1 ci renderà sorprese, perché è una categoria veramente particolare, ma soprattutto c'è un Chicco Chiodi che all'età di 44 anni è veramente ancora strepitoso. Esatto, esatto. Tu quanti anni hai adesso? Tanto non sei una signora, quindi te lo posso chiedere. Io ho 50 anni, per cui ho fatto anch'io le mie battaglie, soprattutto ho fatto le battaglie con Chicco. Come no, hai voglia. Dai, 50 anni, c'è il mondiale veteran ad Assen, ci stai facendo un pensierino? No, dal fiatone che hai, non meglio di no. Meglio di no, bravo Lauric. Dai, vabbè, si scherza con Michele che giustamente. E ringrazio, mi ha raggiunto. Intanto vediamo gli highlights di gara 1 con un David Philippers che era partito male, ma poi è stato autore di una grande rimonta. D'altronde non deve dimostrare niente a nessuno. David, ho detto, corre al di sopra di ogni possibile ragione. E intanto la caduta che purtroppo ha penalizzato un arrabbiatissimo, poi lo vedremo alla fine, Bonini, e che poi ha recuperato finendo in terza posizione. Quindi un Chicco Chiodi, dicevi te, spettacolare, ma voglio dire, anche lui 3 titoli mondiali li ha vinti, 1 squadre, per cui cosa deve dimostrare. Lupino che arriva e tutti gli altri, mentre c'è Massimo, vai Tambu, a te, proprio con Chicco Chiodi penso. Ecco, era lì che si stava concentrando, cerchiamo di deconcentrarlo un attimo. C'è Fanton in cabina che sta facendo il tifo per te. Grande Michele, mi fa piacere. Ma ha parlato anche prima, dopo la prima mancia, mi ha fatto venire le lacrime agli occhi, quindi molto contento che ci sia lui in cabina. Però ha detto che qualche anno più di te, quindi non riesce a scendere in pista, ma prova a chiamarlo. Andiamo Michele, che ci si fa una bella garretta assieme. E allora questa è la chiamata ufficiale, ti lascio Riccio la linea. Grazie, caramba che sorpresa, facciamo vabbè, no. Si erano incontrati prima. No, è strepitoso quello che Alessio sta facendo in questa gara, ma è disarmante dal lato che comunque non abbiamo dei giovani che riescono a mantenere il suo passo. Ragazzi di 44 anni, per quanto abbia vinto anche 3 campionati del mondo, però con la sua guida fluida non aggredisce la moto, non scruba nei salti, eppure lì davanti. Esatto, ieri quando ha fatto il giro buono sembrava
che passeggiasse, invece poi quando è apparso il numero sul monitor, ecco, ha fatto il miglior tempo, quindi vabbè, d'altronde uno non vince tre titoli così a caso. E allora inizia lo schieramento, le tribune al completo del crossodromo Miravalle. Davide Filippaerts va a prendere posizione, l'ha già presa il vincitore ieri della pole Spark Exhaust, e l'ha presa anche il numero 48 Milko Potisek, neo accasato nel team Ceres 71, e il francese specialista dei terreni morbidi, e lui uno specialista anche dell'enduro del Touquet, e ha fatto anche molte gare nel mondiale motocross. In gara 1 invece purtroppo nel corso del primo giro ha avuto un problema che non gli ha permesso di essere anche lui in lotta per la vittoria, quindi ne ha perso un po' lo spettacolo perché Lupino è partito, se n'è andato, però ci hanno pensato dietro ad animarlo con Bonini e Mallè, che si sono dati battaglia. Poi la caduta di Davide, di Matteo Bonini, che poi ha saputo recuperare proprio negli ultimi metri fino alla terza posizione, nuovamente quella che anzi occupava la seconda, poi la terza posizione. La seconda è finita nelle mani di Simon Mallè, ma ora pronti per vivere altri 25 minuti più due giri. Allora, tracciato direi completamente differente da quello che abbiamo commentato alla Lamezia Terme, lì era un piano con salti artificiali, qui invece è la vera pista di motocross, poi tra l'altro fresata in profondità, irrigata tantissimo, difficile, impegnativa e faticosa. Sì, infatti molto tecnica, una pista old style, chiamiamola così, anche se il motoclub ha fatto veramente delle grandi rivoluzioni all'interno del tracciato, mettendo delle wave, mettendo dei tripli salti abbastanza tecnici e molto particolari. Poi come hai detto tu, è stata preparata a dovere il terreno, con una bella fresatura e soprattutto una grande annaffiatura, per cui canale, buche in ovunque, e per cui è molto difficile per i piloti interpretare il circuito. Poi volevo ricordare una cosa, che c'è Alex Lupino, che l'avevo visto stamattina, che aveva anche un problemino alla caviglia, che esatto, è una distorsione abbastanza grave. Esatto, sì, l'ho detto già in telecronaca di gara 1, no, ci mancherebbe, tu eri in pista a seguire i tuoi ragazzi, l'ho detto solo così. E aveva avuto una botta a Vikersvard e c'ha una bella caviglia gonfia, quindi è encomiabile quello che è riuscito a fare e quello che sta facendo. Dicevo appunto, un bel mix di pista tradizionale e pista new style, con le wave, con i panettoni, e senza snaturale, quello che è la caratteristica principale del motoclub del tracciato di Miravalle. E tra l'altro, forse lo sai, verrà totalmente stravolto, dove ora c'è la partenza si partirà in un altro senso, quindi ci sono ancora dei lavori per cambiarlo, ma anche in questo caso lasciandolo il più possibile nella conformazione di pista tradizionale. Per il sogno dei ragazzi del motoclub è quella di tornare ad ospitare un mondiale. Qui entra in ballo il discorso economico, sappiamo noi appassionati, addetti ai lavori e non solo, quanto costa organizzare un mondiale, quindi gli auguri ce ne vogliono tanti per lo staff del motoclub Miravalle. Beh, noi incrociamo le dita e speriamo veramente di riportare un cambiato il mondo in questo bellissimo scenario, in questa pista storica e meravigliosa. Assolutamente, è stata teatro di tantissime gare di altissimo livello, ed ora sta per diventare l'ennesimo palcoscenico per un'altra gara che sta per partire. Lo schieramento si è concluso e quindi ora le ragazze pronte a mostrare i cartelli che danno gli ultimi segnali ai piloti dietro al cancello di partenza per il countdown che sta per iniziare. Ed eccole qua, 15 secondi alla partenza. Andrea Barbieri arrotola la bandiera verde, che è stato il terz'ultimo segnale, ha lasciato quello dei 15 secondi da mostrare, ed ora l'ultimo cartello, quello dei 5 secondi al via. 25 minuti più due giri di bagarre, di battaglie, testa bassa, si molla la frizione, un shot che sarà importantissimo, intanto un crash già a metà partenza e ancora un altro crash e con Becchi a terra e poi Muratori, e non sono riuscito a vedere il numero dell'altro pilota che sta cercando di rialzarsi. L'896, cerco di recuperarlo, ma 896 890, sonego in tutto regionale. Allora, mi sembrava vedere quello che era accaduto, come hai visto te prima dopo la partenza, che fosse Kiko Chiodi. Addirittura sì. Ci auguriamo di no, da una parte, dall'altra sì, perché almeno si darà modo di seguire la sua rimonta. Intanto Lupino non ha avuto un buon avvio, è quinto, non è che sia indietro, però anche questo ci darà modo di divertirci di più con
Bonini, se non vado errato, che ha preso il comando. Poi ho visto Mirko Potis, che non mi sembra che sia stato proprio messo male. E intanto De Bortoli, il messo è Chicco Chiodi, bravo, ci hai visto bene. Come, peccato per Chicco, che ora dovrà rimontare. Intanto, mamma mia, l'ha sverniciato, gli ha staccato gli adesivi dal fianco della Yamaha di Mirko Potis, e il soggetto che li ha staccati è Ale Lupino, che ha saltato lunghissimo. Intanto Bertuccelli secondo, terzo De Bortoli, quarto è un pilota Yamaha e dovrebbe essere Pezzu, no, casco giallo, non lo so, chiedo scusa, non sono riuscito a capire chi potesse essere, tra poco lo sapremo, grazie a MGM Timing e a Live Timing, che ce lo dirà Bertuzzo. Anche questa volta non è messo malissimo, nonostante il problema al ginocchio. Allora Bonini, questo è certo, poi c'è Bertuccelli, poi c'è De Bortoli, poi c'è la Yamaha che non sono riuscito a riconoscere, e ora me lo dirà il monitor appena compariranno i tempi, che purtroppo mi abbandonano in quel proprio nel momento in cui servono, non ce li ho. Che volete farci, la legge di Murphy è dura, ma a volte è così. E allora andiamo a vedere ad occhio quello che riusciamo a capirci, almeno per le prime tre posizioni ci sono problemi. La quarta posizione, ora non mi si carica neanche la pagina, mentre Luca ci ripropone le fasi di partenza con la caduta di Chicco Chiodi proprio dopo pochi metri, e poi la caduta nei metri successivi. Eccolo qua Chicco inquadrato, peccato, peccato per il toscano d'adozione. E allora quel, niente, non riesco a capirlo, quarto mi sembra che sia Lupino, sì, quarto è passato Lupino, in qualche prima fa è riuscito a superare la Yamaha, che non siamo riusciti, è Pezzuto dovrebbe essere, non mi vorrei sbagliare, ma mi sembra che sia Pezzuto in quinta posizione. Ancora purtroppo c'è un problema di connessione per quel che riguarda il live timing, quindi non riusciamo, non riesco, io non riusciamo perché sono insieme a Michele, sì è Pezzuto, 878, e quindi almeno questo siamo riusciti a capirlo, a me non mi si aggiorna la pagina, quindi ora i sottotitoli ci vengono in aiuto. Intanto Davide è passato secondo, Davide De Bortoli. Davide De Bortoli, bravo Davide, come ho detto un ragazzo tanto bravo quanto sfortunato e fragile con il, naturalmente i problemi fisici, bravo, lo smartphone niente, non si aggiorna la pagina del live timing, purtroppo qualche problemino, ma allora invece fortunatamente ci sono i sottotitoli che ci aiutano e ci dicono che Filip Arz è ottavo, nono Cristian Furlotti, Marini, Storti e Mallè, attenzione a Mallè, pilota secondo in gara 1, che sta occupando la dodicesima posizione, quindi bagarre anche nelle posizioni di rincalzo con i piloti che devono recuperare. È Pezzuto ora che è stato superato da Lupino, quindi terzo Lupino, no scusate, quarto Lupino, quinto Pezzuto, Lupino che sta andando all'attacco di Giovanni Bertuccelli, che occupa la terza posizione. Allora, eccolo il lupo che ci dà modo di il movimento un po' più la gara rispetto a quando era fatto in gara 1. Infatti adesso è passato all'interno, è riuscito a passare terzo Lupino, grande passaggio, ha scelto il canale all'interno e ha scelto la Bertuccelli che andava all'esterno. Canali, tu eri lì probabilmente, guardate, cioè, si sono formati dei canali incredibili che proprio i piloti affronteranno domenica prossima al Trecentale, che è una pista che si segna come questa di Montevarchi. Sì, indubbiamente, poi appunto la naffiatura, la fresatura ha incentivato questo fattore, poi l'unica traiettoria utile e veloce appunto sono la parte interna della curva, dove si è formato un canalone profondissimo con delle buche spaventose, infatti i piloti ad ogni giro hanno diverse difficoltà d'uscita e cercare di pennellare bene la curva, e addirittura diversi piloti cadono frequentemente. E intanto con Bonini che sta prendendo il largo, intanto Pezzuto anche si libera di Bertuccelli, e ora anche Davide Filip Arz, oh, finalmente lo vediamo inquadrato, Davide Filip Arz che sta cercando di recuperare, quindi andiamo a vedere se, oh, finalmente MGM Timing, bravi, qualche problema tecnico ci sta, e come, hanno risolto il problema, quindi abbiamo finalmente il live timing
che ci aiuta e non poco, in maniera importante per sapere cosa succede non solo con i piloti inquadrati, con Bonini, con De Bortoli e Lupino, ma Pezzuto che è quarto, quinto Filippers, poi Bertuccelli sesto, Malè settimo, Bertuzzo ottavo, nono Marini, decimo Furlotti, no, Mirko Fontis ancora in ottava posizione, il francese si mette lì con la Yamaha numero 48, mentre proprio la bagarre tra Potisek, se non vado errato, era Filippers che ha avuto la meglio su Stefano Pezzuto, che in gara 1 gli ha fatto dicendo seguimi, perché come detto David è uomo Yamaha, sta seguendo i giovani, anche se Pezzuto non è più, non è che sia vecchio, ma non è più giovanissimo, non è un 18enne, e gli ha detto vienimi dietro, Pezzuto non ci è riuscito però. Assolutamente, anche perché David nella prima manche aveva un ritmo pazzesco, addirittura girava con gli stessi tempi di Lupino e di Bonini, che erano in prima e in seconda posizione, addirittura verso gli ultimi giri lui è riuscito a mantenere quel ritmo e aveva guadagnato diversi metri, anche se i piloti davanti avevano troppa strada per poterli raggiungere. Esatto, sì, però l'ho già detto, cioè, è encomiabile quello che continua a fare David con i problemi alle braccia che ha, a riuscire quest'anno, probabilmente ho detto sarà l'ultimo anno, perché si vorrà dedicare anima e corpo al suo team, ai suoi ragazzi. Yamaha gli ha dato questa grande opportunità e lui è giusto che la sfrutti, però vederlo ancora in pista sapendo tutti i problemi che ha avuto è sicuramente è un grande, che non dire, non per niente si chiama il guerriero, esatto. Il grande David è un altro pilota dopo le conseguenze, gli infortuni che ha subito lui, avrebbe smesso di correre qualche anno fa. Ah, sicuramente, perché veramente distruggersi gli avambracci ad un anno di distanza uno dall'altro, essere pieno di ferri e continuare ad essere veloce e determinato come lo è lui, con il gran carattere che ha, sicuramente grande David, ma non siamo noi a doverlo dire, i fatti e i risultati lo dimostrano. Intanto numero 77 sulla maglia del Fiamme Oro per Lupino, numero 43 su quella del tuo corregionale Davide De Bortoli, che quest'anno si è costruito un team in casa grazie al papà, un amico Marco Paganini, che corre nella MX2, tranquillo, senza pressioni, senza infortuni. Guarda, testimone, che ho le dita incrociate, sto toccando il ferro del tavolo, perché Davide è sempre stato un grande ragazzo, veloce, ma purtroppo ha pagato veramente tantissimo in termini di infortuni. Sì. E vederlo lì lottare ci fa un enorme piacere. Sì, infatti anche un grande, grande talento, purtroppo come hai detto tu ha subito diversi infortuni e poi purtroppo è stato anche, ha avuto delle annate veramente sfortunate in squadra che potevano mettere a disposizione dei mezzi competitivi. Quest'anno addirittura non voleva più correre, poi così per scherzo parlando col padre ha detto ma sì dai, proviamo ad acquistare una Honda 4.5, vedere cosa ancora riesco a fare, e pian piano è partito con l'aiuto di un concessionario insieme appunto come tu a Paganini, ha formato questo team privatissimo, però il grande Davide è lì davanti a tutti. Esatto, e allora però deve respingere il ritorno di un professionista al 110% come Ale Lupino, e tra poco penso che arriverà anche Davide Filippers, che non è lontano, ma d'altronde ci abbiamo lì due piloti, uno che attualmente fa il mondiale, uno che lo ha fatto fino all'altro ieri praticamente, e Davide invece alla sua ultima esperienza mondiale ha rimediato una frattura ad Arco lo scorso anno, quindi direi che anche lui, come abbiamo più volte detto, ha un debito con la sfortuna, ma ora invece direi che se la gioca, perché attenzione l'attacco di David, piccolo errore per allora la bandiera gialla ci ha distratto, piccolo errore per Ale perché sta per essere attaccato da David Filippers, non so se la bandiera gialla potesse, no, Bonini è laggiù davanti, lo vediamo laggiù nella curva lontano, quindi la bandiera gialla fortunatamente non era assolutamente per Bonini, che ha già commesso il suo errore canonico nella prima manche, quindi non ne vorrà sicuramente commettere un altro. I canali lì sono profondissimi, le buche, io sono stato questa mattina a guardare il warm up lì in uscita con le buche, i gradini ci sono, e come, quindi una bellissima pista questa di Montevarchi. Sì, infatti vedo Lupino un po' in difficoltà, direttamente quel problema della caviglia che poi già
come già detto nella telecronaca prima, adesso in questa seconda gli dà un po' di fastidio perché non lo vedo incisivo come al solito, cosa che nella prima manche ha gestito bene la prima posizione. Davide sembra addirittura guadagnare qualche metro, ma c'è Davide dietro che vuole attaccare, esatto, e andare terzo. Sì, è pronto per l'attacco Davide Philippers, ormai vicinissimo e a Lupino, però ritrova velocità. Eccolo qua, Davide Philippers, 43 per De Bortoli, 77 Lupino, 19 Davide Philippers, poi Bertuccelli, bravo il siciliano di Messina che rafforza fino a questo momento la sua leadership nella over 21. Attacco all'interno, prima bussata da parte del Lupo che va senza complimenti a curvare quasi sulle ruote di Davide De Bortoli, che ora però tenta di resistere, di tornare sotto, anche perché arriva anche David Philippers che non vuole lasciare andare il suo avversario nella corsa al titolo. Una classifica che si è fatta più lunga per quel che è l'attacco di David all'esterno. Sì, grande attacco di David che adesso addirittura supera Davide. Evidentemente Davide ha qualche problema ancora fisico, non è ancora preparato al 100% per riuscire a mantenere questo ritmo di questi due grandi piloti, Lupino e Davide. Addirittura Davide cerca di avvicinarsi a Lupino, grande Davide. Eh sì, perché Philippers ha il brutto risultato, ci ha avuto tanta sfortuna alla Venezia quando ha rotto il motore, quindi a secco di punti in gara 2, quindi peccato, deve recuperare punti, ci tiene e come ad essere protagonista in questa ultima stagione. Dico, non ha ufficializzato niente, ma ha detto più volte che non avrebbe fatto il mondiale per dedicarsi al campionato italiano. Purtroppo la Venezia Terme è stata una tappa sfortunata per lui, allora deve recuperare. La classifica però ancora è abbastanza corta, ci sono 7 prove, 3 ne sono state già disputate e quindi sicuramente c'è spazio per recuperare e non vuole lasciare nulla al caso. Davide Philippers è ora alle spalle del Lupo e abbiamo visto che Bonini non è lontano. Andiamo a vedere i tempi, Michele, perché l'ultimo giro 48 per 48,8 Bonini, 48,8 per Lupino, 49 netto, quindi un distacco piccolissimo tra i primi tre. Attenzione perché 50 De Bortoli nel giro precedente, quindi effettivamente poi era passato, quindi attenzione perché per il momento stanno prendendo fiato, metà del tempo se n'è andato, questo è il momento in cui i piloti respirano un po', non rilassano perché nessuno è rilassato, ma stanno raccogliendo le energie per il finale di gara. Sì, infatti quando arriva a metà gara si comincia a respirare un po' per fare un momento locale, riacquistare un po' di energie per fare gli ultimi attacchi. Intanto Bonini comunque mantiene veramente salda la sua prima posizione con un buon ritmo e addirittura adesso Lupino sembra si sia risvegliato dal giro precedente, perché Davide ha perso qualche metro e Lupo ne ha guadagnato un secondo netto guadagnato nel giro precedente da Lupino. Ma è Davide qui, cioè voglio dire, non è che sono lì per farci dire a noi cose. Eccolo, torna velocemente sotto Davide, ci smentisce subito, mi smentisce almeno subito, ha detto che si stavano riposando, raccogliendo le idee e come se le hanno raccolte. Ora c'è Davide che è già vicinissimo alla ruota posteriore di Ale Lupino, questo che è sfuggito Bonini, grazie anche a Luca che ci permette di vedere anche in termini non solo di secondi ma anche dal vivo quant'è il gap tra i vari piloti. Ora si allarga l'inquadratura proprio per mostrarceli nel nuovo tratto ridisegnato del circuito di Miravalle e attenzione perché sicuramente vivremo un finale di gara, gli ultimi 10 minuti più 2 giri sicuramente tirati, perché Bonini, eccolo qua, tra poco appare il 77 di Lupino e poi il 19 di Davide Philippers. De Bortoli in quarta posizione, direi che può stare abbastanza tranquillo. Malle no, tranquillo no, perché Malle gira 2 secondi più veloce, ma prepariamoci a seguire il confronto tra Ale Lupino e David Philippers per guadagnare la seconda posizione o per mantenerla. Intanto Davide ha l'attacco, subito poi taglia all'interno il Lupo, quasi contatto, saltano a
allo specchio, si scompone per una buca stagna all'interno il lupo. No, ha sbagliato questa manovra, infatti il lupo se ne va. E il lupo, scusate, Filippa se ne va, ma neanche tanto, perché il lupo è giù subito pronto a riguadagnare metri. Che spettacolo! Saltano lunghissima la prima discesa, arrivano in fondo. E David a questo punto direi che il segnale evidente la vittoria la vuole ad ogni costo. Assolutamente, adesso dovremmo guardare bene il monitor ad ogni passaggio per vedere se David ha il suo ritmo nel polso destro più veloce di Bonini, che è lì davanti. Però in questo frangente sembra David abbia ricapitalizzato le forze, ha attaccato subito Lupino e adesso credo che andrà subito all'attacco di Bonini, e staremo a vedere se Bonini riuscirà a rintuzzicare gli attacchi. E grazie a Luca che ci rifà, si fa rivedere il momento dell'attacco proprio di David nei confronti del lupo, che ha tentato di rispondere ma niente da fare. E allora intanto, scusa, Chico Chio di ottavo, tanto per la scusa, vai Tambu. Allora, intanto parlavamo di Lupino, c'è qui il suo meccanico che stava segnalando, stamattina incisivo il lupo, oggi un pochino meno, è la caviglia che gli fa male. Sì, ancora un pochettino male la caviglia dalla Valkenswar, ha avuto un infortunio, tiene duro, vediamo quello che riesce a fare, fortunatamente riesce ad andare ancora abbastanza bene, vediamo. Bene, allora vediamo cosa fa in pista con Philip Herz che gli è passato davanti. Grazie Luca, ti lasciamo andare alla segnalazione, a te Riccio. Grazie Tambo, e vi avevo lasciato con un'esclamazione, Chiodi ottavo, ma cioè, vabbè, è inutile aggiungere aggettivi o note di merito perché le dimostra sul campo con i risultati che sta ottenendo. Era partito ultimo praticamente, un 38esimo con qualche defezione, qualche altra caduta per carità, ma essere a 8 minuti dalla fine, più due giri, in ottava posizione, signori, tanto di cappello, ma ripeto, non siamo noi che dobbiamo sottolineare quello che sta facendo Chico Chiodi, inquadrato in questo momento. Sì, è lui con la Honda A-Team, con questi amici che gli sono attorno quest'oggi e tornano a seguirlo con lo stesso entusiasmo con cui lo seguirono tanti anni fa quando correva. Pensate, ha vinto anche una gara con l'Aprilia, non da alzo le mani perché, ma non per un'Aprilia bicilindrica, una moto che definire difficile è un eufemismo, una moto complicata. Lui ci ha vinto anche una mancia degli assoluti d'Italia, quindi non deve dimostrare nulla a nessuno, come non deve dimostrare nulla ora Ale Lupino, che in men che non si dica torna sotto, intanto Chiodi supera anche Pezzuto e guadagna la settima posizione. Vabbè, anche questo asterisco lo facciamo notare, dicevo, il lupo torna sotto e si avvicina velocemente per continuare la lotta. Allora, sta per chiudersi un altro giro e avremo ancora i distacchi quantificati in termini di secondo, però direi che Bonini si sta comportando bene, anche Bonini è un ragazzo non più giovanissimo, con tantissima esperienza, anche lui di infortuni ne ha fatti anche troppi, poi si è dedicato al supercross e ora da un paio di stagioni è tornato anche a motocross tradizionale, sta seguendo dei ragazzi con la sua squadra il GBO Motorsport, e direi che comunque è uno che di manico ne ha avuto sempre tanto e continua ad averne là davanti. Allora, i tempi ci dicono che ha girato a 48, quasi netto, 48.5 per questa non è giornata ancora oggi, che problema purtroppo con il live timing. Ora però i sottotitoli ci vengono in aiuto, 2 secondi e 9 di vantaggio su Filippers, 4 su Lupino, 15 su De Bortoli, 21 su Mallet, e Bertuccelli ancora più indietro, ma un Bertuccelli che ha come obiettivo quella di conquistare un ennesimo titolo, non del Superman Cross ma nella categoria over 21 della MX1. Ora è transitato 32 secondi di ritardo per Gio Bertuccelli, mentre attenzione perché il lupo si rifà sotto e vuole riconquistare il secondo posto, e Chico Chiodi è settimo e ha la possibilità di avvicinare nuovamente, e assolutamente ha la possibilità di riavvicinare il pilota che lo precedeva, vale a dire Bertuccelli, poi Pezzuto ottavo, nono Albertoni, decimo Beggi, undicesimo Mattara e dodicesimo il primo della 300, il sammarinese Thomas Marini. Intanto sembra che Lupino abbia ritornato, il siero ritratto le forze, evidentemente la caviglia riesce a supportare il dolore.
loro perché si è riavvicinato a Davide, però loro due stimolandosi si avvicinano con più velocità su Bonini in testa. Allora si è riattivato il live timing e guarda un po' i primi tre che tirano tutti a 47, si è velocizzate come l'azione di tre perché Bonini deve scappare, sa che alle sue spalle c'è Philippe Ars che lo vuole raggiungere e allo stesso tempo Philippe Ars sa che deve essere veloce perché c'è un Lupino che vuole conquistare i 250 punti se riuscirà a vincere la mancia. Quindi direi che questi ultimi 5 minuti più due giri saranno ancora una volta interessanti con il campo largo che ci permette di vedere come i tre siano molto vicini tra di loro con la possibilità di animare e non poco questa ultima fase di gara. Sì, infatti è anche bello vedere le varie tipologie di interpretazione della pista di questi piloti. Davide in certi frangenti va all'interno poi per uscire all'esterno, invece Lupino dall'esterno si porta all'interno, questo per evitare magari qualche buco, qualche canale diverso. Invece in questa curva con i gran canaloni tutti e due si inseriscono all'interno e poi in altri settori c'è un Davide che quando era dietro Lupino faceva delle traiettorie diverse e adesso giustamente Lupino le sta copiando e si è riavvicinato a Davide. E allora andiamo a seguire ancora questo finale di gara. Bravo Davide De Bortoli, Simon Mallet dietro diciamo di 5 secondi, per cui dire che Davide può mantenere questa grandissima prestazione che lo vede protagonista, per cui un quarto posto, ma ci scuseranno, ora dobbiamo tornare a seguire chi sta lottando per la vittoria. E i tre che stanno lottando per la vittoria sono Bonini, moto verde, Philippe Ars, moto blu e la Honda rossa di Lupino, la Yamaha, eccola qua inquadrata, di Davide Philippe Ars, la Kawasaki qualche metro più avanti che sta cercando di mantenere quei pochi metri che è riuscito a guadagnare nei 22 minuti di gara già disputati. Ora un pilota che viene doppiato e non interferisce nella gara di Bonini, che è andata a buttare un occhio a quanto mancasse. Lì c'è posizionato il conto alla rovescia, il cronometro che scandisce il tempo di gara e Bonini è andato a vedere quanto tempo manca alla conclusione e ancora ci sono 3 minuti più due giri che saranno sicuramente interessanti, doppiati che si faranno da parte, ce lo auguriamo, le bandiere blu ci sono come il commissario di percorso di altissimo livello del Miravalle, sanno lavorare bene e in questo caso speriamo che i piloti anche possano lavorare bene, quelli che devono farsi da parte. Indubbiamente, infatti però da Bonini qua in quest'ultimo giro ha perso quasi un secondo su Davide, infatti visivamente vediamo che Davide si è avvicinato veramente minaccioso subito dietro Lupino, per cui ci aspetta veramente gli ultimi giri arrembanti per la prima posizione che è quella che interessa qui. È logico, 250 punti al primo, 210 al secondo, 170 al terzo, c'è un bel divario tra un terzo posto e un primo, quindi Lupino ha tutte le intenzioni e tutta la voglia di guadagnare la leadership. Stessa attacco, l'attacco del Lupo, mamma mia, si è inventato una traiettoria, non se l'è inventata, che l'ha fatta ad una velocità incredibile, ha guadagnato da prima del salto, dopo il salto 5 metri prima e 5 metri dopo, grande Lupo. Sì, è riuscito a effettuare il triplo salto andando addirittura a curvare all'interno, per cui grande manovra di Alex, infatti ce ne fanno vedere la ripresa. Grazie Luca perché ci fa vedere un gesto tecnico incredibile, ha saltato il triplo che di solito poi vede i piloti affrontare la curva larga perché si arriva velocissimi, lui invece è riuscito a pinzare e a chiudere la curva guadagnando tanti metri ed ora ne guadagna altrettanti nei confronti del suo amico Bonini, che arriva, eccolo qua al vertice della salita, Lupino dietro e un attimo stordito forse da questo sorpasso Davide sta ritrovando la concentrazione che gli auguriamo e ci auguriamo trovi presto, perché ormai manca un minuto più due giri alla conclusione. È già pronto l'attacco di Ale Lupino, un problema con il doppiaggio che crea problemi, chi è un pilota del team Pardi che si mette in mezzo, ai, e qui purtroppo tiratino d'orecchi, non so di chi possa trattarsi, non avrà visto le bandiere, vabbè, ci sta, peccato perché ha creato non pochi problemi al leader della gara che niente, non ha trovato la traiettoria occupata ed è andata anche bene, perché
poteva finire anche con una caduta. È stato tra l'altro bravo Bonini a pinzare e a fermarsi. Sicuramente c'è disattenzione da parte del pilota che ha occupato la traiettoria. E mi sembra che David abbia lasciato il braccio, è qualche problema di indurimento, questa volta il pilota si fa da parte, anche qui qualche problemino lo ha creato a David Philippards, mentre passa Lupino, passa Bonini e passa David. Ora non abbiamo più doppiati che possono creare problemi, scade il tempo e sul finish line ci sarà il cartello degli ultimi due giri ad accogliere il leader di gara 2 conquistata pochi istanti fa, Ale Lupino. Bella gara comunque. Bellissima, soprattutto bellissima l'azione di Ale che sembrava dopo il sorpasso di David desistere, accontentarsi del terzo posto, invece ha reagito molto bene. Bonini purtroppo causa un doppiato, ha rallentato vistosamente, Alex ne ha approfittato all'esterno, passato in testa, adesso Bonini è in seconda posizione, però adesso David sembra che abbia mollato un po' la presa perché lo vedo con qualche metro di ritardo. Sì, ormai sembra che tutti si stiano accontentando, più di tutti si accontenta il lupo, attenzione perché mi sembra che David sia tornato sotto. Intanto per la cronaca, altro asterisco, Chiodi è sesto, abbassato anche per tutti. E andiamo a vedere quant'è il suo ritardo. 10 secondi su Vallée non penso, anche se ha girato 2 secondi più veloce del francese, anche altro asterisco. Vabbè, non finiremo mai di lodare Chicco. Intanto eccolo qua inquadrato, Bonini, qualche metro di vantaggio lo ha ancora nei confronti di David Philippards, quindi la possibilità c'è e come di mantenere almeno la seconda posizione, che va a fare il paio con la terza di gara 1, poi De Bortoli, bravo, veramente bravo Davide De Bortoli, poi Simon Vallée quinto, sesto l'incredibile Chicco Chiodi e la settima posizione per Bertuccelli davanti a Beggi. Finalmente ritroviamo il reggiano nella top 10 davanti a Pezzuto, Albertoni, Mattara e Alessandro Pagliacci. Il pilota umbro della KTM in dodicesima posizione, e poi Mattara che retrocede in una posizione, superato proprio da Pagliacci, poi Salomoni, Marini, il primo da 300 e tutti gli altri. E allora ormai questo ultimo giro sta per iniziare, se non vado errato, il cartello infatti dell'ultimo giro viene mostrato dal direttore di gara Roberto Frati, coadiuvato da Marcello Padovani, dal supervisionati, dal race director Andrea Barbieri. Qui alla Miravalle sta per chiudersi la seconda manche della classe MX1, le bandiere blu che continuano a sventolare, ma attenzione perché dietro al lupo mi sembra che c'è l'attacco di David Philippards. Attenzione, campo largo che ci permette di vedere appunto l'attacco di David all'inizio di questo ultimo giro, alla seconda posizione di Matteo Bonini all'interno. Non ho parole. Ci ha lasciato appunto Nitti, è uscito dalla curva, ha scalato la marcia, ha spalancato l'acceleratore e ha superato da una traiettoria impossibile, si è fiondato all'interno, è andato a guadagnare la seconda posizione, è spaesato e suonato come un pugile da Matteo Bonini, guardatelo, qui traiettoria via, spalancata di gas, la traiettoria più tranquilla diciamo era quella di Bonini, lui all'interno sul liscio ha spalancato l'acceleratore e è andato a curvare davanti. Grande David, il guerriero, ancora una volta ci fa entusiasmare, come ci ha fatto entusiasmare anche il lupo, per carità, era partito quinto, sesto, quindi grande gara, ancora una volta MX1 spettacolare, divertente, grandissimo ritmo, ragazzi, ci state offrendo un spettacolo meraviglioso anche in questo 2017 del campionato italiano motocross Maxis, che si avvia alla conclusione per gara 2 ed eccolo, là di dietro abbiamo visto ancora Bonini all'attacco, no, tutto a posto, il lupo vince anche gara 2, David Philippards secondo e Bonini in terza posizione. Che spettacolo, bravo Davide De Bortoli, eccolo laggiù in fondo con la Honda rossa che sta per arrivare e poi vedremo sul live timing se Chicco Chiodi è riuscito a recuperare, aveva recuperato altri 3 secondi del giro precedente a Vallée, ma penso che il miracolo non sia riuscito al
tre volte campione del mondo. Attendiamo che ci venga visualizzato la classifica, visualizzata la classifica. Intanto Bonini, Filippers a colloquio prima della verifica fonometrica, e poi li avremo subito al podio. Vanno tutti a complimentarti e questo è bello, ma è anche naturale per il nostro mondo, con ormai, dicevo, la verifica fonometrica e poi naturalmente il podio, le interviste, e avremo, come detto, i leader delle varie classifiche, della under, della over e della 300, delle due categorie MX1 e MX2, e la 300 naturalmente due tempi sul podio. Io ho dato appuntamento a tutti loro, sicuramente saranno, perché per loro è importante, per noi lo è altrettanto far conoscere gli altri volti, e siamo appunto una veloce dichiarazione da parte di Chicco, che ci ha sbalordito. Fagli i nostri complimenti, Tambu, perché se li hai meritati tutti. Ma insomma, mica tanto, perché sono anche caduto in partenza e poi niente, ho detto andiamo tranquilli, la mancia è lunga, sono morto, ho fatto molta fatica. Andiamo tranquilli, andiamo tranquilli. Fortuna che penso si andava veloce. Vai Riccio, vai tu. Appunto, andiamo tranquilli, da 38esimo a 46esimo, pensa se fosse andato veloce cosa avrebbe fatto. Mia, vabbè, grande, grande. Onore, gloria, un grande campione. Grande Chicco Chiodi, Alessio Chiodi, ed ora li attendiamo invece i tre piloti che andranno sul podio per sentire le loro dichiarazioni, naturalmente dal microfono di Tambu che li sta raggiungendo al podio, e poi come detto avremo una brevissima pausa che mi consentirà di correre anche anch'io verso il podio, dove ci saranno già ad aspettarmi i piloti che hanno corso in precedenza, quelli della MX2, i leader della classifica della MX2, e naturalmente attenderò poi anche quelli che invece hanno appena smesso di correre, Bertuccelli, Memoli e Thomas Marini, che sono i leader invece delle rispettive classifiche nella classe MX1. E allora poi vi anticipo già che torneremo in collegamento alle ore 17:40 per la Supercampione. Michele, posso contare su di te? Certo, certo. Grazie, grazie. E allora ti do appuntamento poi alle 17:40, quando torneremo in collegamento sul canale 810 di Sky, in diretta Facebook e in diretta streaming, naturalmente per l'ultima manche del terzo round del campionato italiano Motocross Maxis qui al Miravalle di Montevarchi. Intanto vedete i mezzi, le macchine operatrici capitanate e guidate da Armando Dazzi, che vanno a ripristinare i punti più pericolosi. Qui non si tolgono le buche, ma si vanno a togliere i canali nell'atterraggio e nei punti che possono creare problemi, perché è giusto, il motocross è fatto di buche, di canali e di difficoltà, e non sarebbe giusto togliere queste difficoltà che tolgono spettacolo. Sì, indubbiamente, ma anche perché comunque bisogna anche cercare di non far sì che i piloti cadano e si facciano del male, perché quando ci sono delle difficoltà veramente estreme è meglio lisciare. Esatto, allora li vediamo con Ale Lupino, che va a mettere il cappellino del gommista, come è d'obbligo, è giusto, ed è anche giusto che sia, per chi va sul podio in qualsiasi specialità motoristica non si può trasgredire questa regola. Simona, come sempre, di FX Action, attenta e precisa a coordinare il lavoro davanti al podio. Ora le interviste, Massimo Tambu, che sta aspettando appunto per andare a sentire le opinioni del Lupo, di Bonini e di David, che dovrebbe essere in zona. Vai Tambu, se sei pronto, noi lo siamo altrettanto. Sì, eccoci. Il Lupo si è ancora lavato la faccia. Gara che sembrava dura, ti fa ancora male la caviglia? Sì, la partenza non è stata dei migliori, poi alla seconda curva ho appoggiato giù la caviglia, si è piegato, ho detto no, così no, ho fatto male, ho cercato di stare tranquillo i primi giri, facevo fatica a guidare perché non riuscivo a appoggiare il piede, purtroppo mi dà ancora fastidio. Dopo ho iniziato a spingere, solo che Bonini aveva fretta, si vede che voleva andare a casa dalla moglie, perciò non riuscivo a prendere, David spingeva come un matto. Però è stata una gara divertente, perché quando sei così in lotta e ti spingi l'uno con l'altro, ti passi correttamente, sono belle gare, buoni allenamenti. Bonini lo sei andato a prendere, sembrava fuggito, ha detto aveva veramente fretta, abbiamo un po' tutti fretta quando siamo in pista. Sì, però dopo si vede che aveva calcolato male la benzina, perché gli ultimi tre giri andava un po' indietro, perciò la terza manche devi mettere un po' più di benzina e poi è perfetto.
Benissimo, intanto Bonini è qua, che ci raggiunge subito, eccolo qua. Allora, han detto che andavi un po' di fretta perché dovevi andare dalla moglie. Sì, sennò stasera mi sgrida. E poi cosa è successo? Beh, direi una bella partenza. Ho provato a gestire un po' perché la prima manche, purtroppo, a causa della caduta, quando ero secondo tranquillo, dopo da sesto per tornare terzo ho spinto veramente tanto. Mi sono un po' affaticato e gli ultimi tre giri Lupo e David venivano su forte, ci ho provato a contrastarli, ho provato l'attacco su David all'ultima curva ma è stato più veloce lui, però direi che sono molto soddisfatto, siamo in crescita, quindi direi che va bene, positivo. Benissimo Riccio, allora io direi di andare subito sul podio perché mi sembra che non ci sia Philip Herz. È scappato David, ma come? Un uomo di esperienza come lui, intanto proprio mentre ci viene riproposto il sorpasso dalla regia di Sport Television, David è scappato, anche lui evidentemente doveva sbrigare qualche pratica e qui ha fatto un'azione, è vero, sono tutti di fretta, un'azione, un sorpasso bellissimo, vero Michele? Doveva tornare dalla sua nuova fidanzata. Sì, 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 assolutamente, evidentemente. Allora, gli highlights prima del podio che ci mostreranno appunto la caduta di Checco Chiodi qui, appena all'attacco del salitone, il mucchio al vertice del salitone stesso, piloti che scendono la moto al volo in maniera non volontaria, Francesco Muratori che cerca di ripartire, eccolo qua Checco che riparte, quindi è ripartito 36esimo e ha superato 30 piloti solo, altro asterisco solo, che solo. Facciamo notare e che te lo dica fare, vabbè, bravo Checco. E allora poi il forcing, l'escalation di Lupo, l'escalation di David con i sorpassi che sono riusciti ad effettuare, la grande gara comunque che sottolineiamo per Davide De Bortoli e poi il confronto finale risolutivo per il Lupo dopo essere stato attaccato e superato per un attimo da David Philip Herz. Ha subito quel sorpasso che penso tra poco vedremo sul triplo lancio effettuato in maniera incredibilmente precisa da Ale Lupino ed eccolo qua il momento in questione, salto lunghissimo, è riuscito a curvare stretto, non so neanche come sia riuscito a farlo. Bravo. Ha fatto un salto chirurgico veramente millimetrico, è riuscito addirittura a curvare l'interno, a superare agevolmente David. E qui il momento che ha messo in difficoltà Bonini, che però è stato sportivo, non ne ha fatto menzione, quindi evidentemente sa benissimo anche lui che può capitare, anche certo. Perché anche lui purtroppo ha vissuto queste esperienze proprio ad Arco di Trento nel mondiale motocross dove è stato wild card nel Gran Premio del Trentino, quindi magari può capitare a tutto di una svista. Ma infatti non ha tirato fuori scuse dei doppiati. No, è stato, è corretto, onore. Assolutamente, applausi anche per questo al nostro Matteo Bonini. Ci auguriamo che sia arrivato al podio, noi siamo pronti per dare il via alla premiazione naturalmente, ma poi mentre si sta irrigando il tracciato per le gare del gruppo B, perché anche oggi una grande partecipazione come sempre nel campionato italiano e questo è un ottimo segnale, Michele. Beh, un ottimo segnale, evidentemente soprattutto gli organizzatori stanno lavorando egregiamente, stanno ricreando quell'interesse, intanto vediamo la premiazione. Esatto, mi sembra che ci sia Andrea Vignozzi che è il presidente del comitato regionale della Toscana, purtroppo è assente David, tiratino d'orecchie per David e Philip Herz che è scappato. E vabbè, applausi quindi per il Lupo e per Bonini. Allora, io saluto per il momento Michele, allora appuntamento 17:40 per la Supercampione. Perfetto. Io approfitto della breve pausa nella trasmissione perché devo andare di corsa al podio dove ci saranno ad attenermi compagnia i piloti protagonisti delle altre categorie di campionato. A tra poco sul podio e a tra poco a Michele. Grazie per il momento. Grazie a tutti, ciao.